Ragazzi e ragazzi, finalmente eccomi tornato con un nuovissimo video che mi avete richiesto in tantissimi, tra l'altro, e appunto riguarda il mio nuovo piercing, lo smiley, che è questo qua, questo praticamente, sì. Mi avete inondato di domande su Instagram e su Facebook, mi avete chiesto quanto l'ho pagato, se mi ha fatto male, come ho fatto ad averci il coraggio di farmelo, di bucarmi qua, che è tra l'altro uno dei punti sensibilissimi, cioè delicatissimo. E tutte le varie curiosità, allora ho deciso di fare questo breve video per rispondere un po' a tutte le vostre domande, appunto. Allora, 2 settimane fa ho deciso di andarmi a fare questo piercing, perché inizialmente, come ben sapete, volevo il septum al naso, solo che ora ce l'hanno tutti, quindi ho detto vabbè dai, facciamone uno un po' più alternativo, e mi piace anche tantissimo, e allora ho deciso per lo smiley. Me l'aveva messo, era questo qua, che è piccolissimo, come potete vedere, aspetta che vi metto a fuoco, era piccolissimo, piccolissimo, così, e allora praticamente anche se io ridevo così, non mi si vedeva le due palline, dovevo proprio andare così per farlo vedere. E ho aspettato 2 settimane, che sono comunque il tempo giusto per farlo guarire, per farlo cicatrizzare, tutto bene bene, adesso appunto sono appena tornato e l'ho cambiato e ci ho messo quello un po' più grande, che così se rido si vedano le due palline, perché troppo visibile e vistoso non mi piaceva, quindi al massimo lo cambierò poi. Allora, com'è successo? Il costo dipende da dove andate, comunque dovrebbe oscillare il prezzo tra i 50 e i 60 euro, non di più. E non fa male, è il mio primo piercing, e infatti io credevo di morire, perché ho detto, oh mio Dio, sono ansioso, già di mio, poi in un punto delicato, chissà che dolore fa, invece no, non fa niente. Quando ci mette l'ago non lo senti, praticamente senti solo un po' di frizzore, un po' di dolorino, se così si può chiamare, quando appunto ci mette il piercing dentro. Solitamente ci mettono la bananina prima invece della campanellina, però a me mi piaceva troppo la campanellina, quindi mi sono fatto mettere la campanellina, perché sono Istma 91, se no non lo fanno. Insomma, non fa niente, non ci ho messo colluttori, non ci ho fatto niente, perché essendo in bocca comunque c'è già la saliva che aiuta a farlo guarire. Comunque lavarsi i denti, te li lavi tranquillamente, stando attento ovviamente a non picchiare su il piercing perché fa male. Ho fumato subito, appena sono uscito ho fumato, ho bevuto alcolici subito perché comunque l'ho fatto di sabato e quindi avevo un compleanno la sera, sono stato a cena fuori, quindi ho bevuto alcol, quindi non mi è gonfiato, non mi ha fatto infezione, non ci vuole manutenzione appunto, perché comunque guarisce da solo. E per essere sinceri, i primi 2 giorni che me lo sono fatto, cioè sabato e domenica, quando sono andato a letto, prima di andare a letto per lavarmi i denti, ho usato anche un colluttorio senza alcol, ma solo per stare più sicuro io, perché anche se non lo usate, tanto guarisce da solo. E che vi volevo dire? Non vi preoccupate quando perdete una pallina, perché ovviamente io il sabato me la sono fatto, il sabato sera, tornato a casa, mi lavavo i denti, mi sono sciacquato i denti con il colluttorio, ho perso una pallina. Non l'avessi mai fatto, peggio paura, peggio delirio per rimettere questa pallina. E allora io vi do un consiglio: quando inizialmente è piccolo così, per rimetterlo da solo, perché è difficilissimo, perché comunque è piccolissimo, si trova in un posto qui che è bruttissimo, comunque anche a raggeggiare con le mani non possiamo farlo, vi consiglio di mettere la pallina nelle pinzette per le sopracciglia, ce la appoggiate così, che tanto poi entra da solo a incastro, e poi la girate piano piano con il dito. Io ho fatto così. L'altro giorno l'ho ripersa, me la sono ritrovata in bocca mentre dormivo, mi sono svegliato con la pallina qua praticamente, e sono andato, l'ho rimessa in bagno ovviamente con lo specchio, ho ripreso le pinzette, ho fatto così, l'ho messo, un casino. Mi è andato via il piercing perché avevo spinto troppo qua, allora mi era andato via, c'è un casino, ho detto, che cazzo faccio? Oh mio Dio, mi si è levato il piercing, devo andare da chi me l'ho fatto. E tra l'altro a Ponte d'Era, è Tattoo Mic 90, e insomma, l'avevo tolto, ho fatto no, peggio casino. Allora, fortunatamente mi sono ingegnato, ho preso il coso così e ce l'ho rimesso con il buco. Un senso, ma ha fatto peggio senso, però l'ho rimesso agilmente. Ora che comunque l'ho messo un po' più grande, spero che non ci siano problemi, soprattutto perché me le sono fatte abitare molto bene.
Mangiare si può mangiare tranquillamente da subito. L'unico consiglio che mi sento di darvi è il primo giorno, le prime volte, perché comunque bisogna abituarci a averci questo coso in bocca, è non dare bocconi direttamente così, ma tipo prendere da mangiare e dargli bocconi laterali, perché così non vi ci va il cibo qua nel mezzo e allora poi non ci dovete andare con la lingua, ma che pezzi sto facendo? Insomma, e niente, questo è il mio piercing, ve lo faccio vedere più da vicino. È così. E non mi ha fatto male. Se volete farlo, io vi consiglio di farlo perché è una cosa bellissima, mi piace tantissimo. Lo volevo anche nero, però nero poi sembra che ci abbia le cose nei denti, quindi guarderò, in realtà lo volevo rosa, però adesso mi va bene anche questo. Fatemi sapere voi quali piercing avete, quali vi piacciono, quali non, se vi hanno fatto male, tutte le vostre esperienze qua sotto tramite commentino. Io vi faccio tanti auguri per questo nuovo anno 2015, che spero che sia finalmente un anno a modo e non di merda come questo 2014. Tanti auguri ancora, fatemi sapere tutto quello che volete, mettete mi piace al video, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!